È una serata in cui siamo molto emozionati. Per chi non mi conosce, sono Sergio Valsecchi, sono il presidente della Consulta dello Sport. Lo yoga è membro integrante della Consulta dello Sport, anche se la Consulta vive nel modo giusto quello che è lo yoga, quindi non solo una ginnastica per corpo e mente, ma anche qualcosa che crea unione fra le persone. Inizio in modo anomalo facendo subito i ringraziamenti, cioè quello che si fa alla fine lo facciamo immediatamente, anche perché poi dovremo lasciarci in un modo che non è consueto come succede dopo gli spettacoli. Quindi ringraziamo l'amministrazione che ha messo a disposizione la location, il palco e la strumentazione. Ringraziamo Paola Campese di Pow Wow, che mette a disposizione tutto il know-how di quello che avverrà questa sera, i volontari del Team dei 100, perché grazie a loro abbiamo la possibilità di svolgere tutta la logistica che è stata necessaria per attrezzare diciamo, questo luogo di incontro. Ringraziamo Francesco Polizzi, che questa sera è alla regia e ci consente di andare in onda, di trasmettere e di avere buona musica. Ringrazio anche Davide Sgro, fotografo, che sta documentando la serata qui con noi. Non è semplice, come avete visto, organizzare una cosa, perché per molte associazioni non c'è la possibilità di prendere la responsabilizzazione legata a mantenere queste norme di sicurezza. Il vero però ringraziamento va a voi che siete presenti, perché questa serata per noi è molto significativa. Abbiamo detto che lo yoga è unione e qui noi questa sera, per la prima volta dopo mesi, riusciamo finalmente a vincere quelle che sono le distanze sociali e quindi noi stasera stiamo creando unione e vicinanza sociale. Nonostante le limitazioni, ma questa sera finalmente riusciamo a incontrarci tutti insieme per vivere qualcosa di interessante. Quindi do la parola a questo punto a Paola, che ci accompagnerà durante tutta la serata. Grazie. Grazie Sergio. Intanto benvenuti a tutti. Stasera siamo qui a celebrare la giornata mondiale dello yoga. Però io vorrei vicino a me il mio compagno di avventura, speaker in radio su Radio Sesto Network, Manuel. Manuel, se vieni qui con me possiamo parlare così un pochino di yoga e introdurre questa nostra serata insieme, così un po' come facciamo in radio, che dici? Va benissimo, benissimo, introduciamo la serata. Innanzitutto vi ringraziamo per essere qui numerosi, anche perché siamo riusciti a organizzarla grazie a Paola, grazie alle persone che si sono mosse domenica, per cui l'abbiamo realizzata in 3 giorni, quindi un grosso applauso Paola, tutta la Consulta che è riuscita a avere i permessi per fare questo evento. Come facciamo normalmente nella trasmissione alla radio? Guarda, annunciamo. Manuel, prima di tutto, mi tiri un pochino più indietro così ti guardo anche in faccia. Stasera è un po' anomala. Allora, poi voi vi chiederete come si può fare yoga, no? Sulla sedia a rotelle. Ma poi facciamo un miracolo, poi si alza. Vero, sì, esatto. Quello è il numero, quello bello. Dovete sapere che in realtà yoga si può fare in qualsiasi condizione fisica, perché non è soltanto quello che noi siamo abituati a vedere o quello che noi immaginiamo. Allora, quando io chiedo ai bambini, voi conoscete, sapete che cos'è lo yoga, loro si mettono immediatamente sedute a gambe incrociate con le mani così e fanno om. Ecco, per loro questo è lo yoga. Per altri invece abituati a vedere le riviste o quello che viene dato in TV o addirittura nelle pubblicità, perché Manuel ormai è sganato anche nelle pubblicità, lo yoga, e si mettono tutti in queste contorsioni, in queste
di posizioni bellissime, salvo che sono quasi tutti degli ex ginnasti e poco yogici, diciamolo, dai. Diciamo che ti sei fatta male facendo una posizione per una pista patinata. Ovvio, ovvio, certo. Perché è sempre stato il mio sogno fare la modella. Ce la faremo. Ebbene, no, insomma, Manuel, però non possiamo svelare tutti i miei segreti, eh? Ah, ecco. Bene. Allora, vi dicevo che stiamo qui a celebrare la giornata mondiale dello yoga. Ma perché? Perché celebriamo la giornata mondiale dello yoga? Perché il 21 giugno? Risale al 2014, se non sbaglio, chi? Allora, in India nel 2014 hanno istituito la giornata mondiale dello yoga e dal 2014 in poi ci sono stati tantissimi eventi, sempre il 21 giugno. Il 21 giugno è anche la festa della musica in tutto il mondo, quindi abbiamo cercato di unire le due cose. Una pratica di yoga che si può fare cantando, ascoltando e ballando soprattutto. Dovreste avere tutti i testi, se no, se non ce li avete, sono lì all'ingresso. Ognuna di queste canzoni viene fatta all'occidentale, quindi noi la proponiamo in una versione un pochino più occidentale. Quindi sappiatelo, se c'è qualcuno di molto tradizionale, può vederla in una versione nuova. E alla fine faremo anche kirtan, cioè proprio una pratica per togliere i pensieri dalla mente. Speriamo che vi piaccia e vado là a prendere gli altri. Ma sicuramente, tu intanto che vai, io continuo a intrattenere un po' e raccontarvi di questa giornata mondiale dello yoga. E sì, è stata un'idea del primo ministro indiano, come vi dicevamo, nel 2014. Poi nel 2016 l'UNESCO l'ha incluso tra i patrimoni dell'umanità. Questo perché lo yoga, soprattutto per chi non lo conosce, è un grande strumento di aiuto per stare meglio. Quindi, non, come vi dicevo, non ci sono soltanto tutte quelle posizioni un po' strane, soprattutto quando poi andiamo in là, anche con l'età non possiamo più permettercele, se non siamo predisposti, se non siamo elastici. Ma lo yoga come lo possiamo fare? In tanti modi, perché le sfaccettature dello yoga sono molteplici, sono veramente infinite. Potremmo dire che le vie dello yoga sono numerosissime, tanto quanto siamo numerosi noi esseri umani, proprio perché è uno strumento d'aiuto per l'essere umano, per vivere meglio ora. E stasera, come diceva Manuel, eccoli qua, come diceva Manuel, vediamo questa, così, questa visione in diretta, perché di solito in radio abbiamo la possibilità di farvi ascoltare così giusto un paio di minuti di mantra. Invece questa sera possiamo goderci tutti insieme cantando e, perché no, anche muovendo il nostro corpo. Che dici, Manuel? Partiamo. Prima presentatevi. Allora, sono gli Ananda Kirtan Band. E vi dico solo un aneddoto: io li ho incontrati l'anno scorso e ho detto, loro sono la band che voglio a Sesto San Giovanni per la giornata mondiale dello yoga, proprio perché, come diceva Manuel, hanno rivisitato i mantra con un ascolto un po' più audibile. Ora io vi lascio a loro, però chiedo di portarvi, allontanarmi dal palco. Bene, buona serata a tutti quanti, ci risentiamo durante. Quando volete. Ragazzi, qual è questo che ti legge? Thank you.
Tutto bene? Shiva Shambhu è un pezzo molto forte e adesso continuiamo invece con un pezzo molto molto dolce, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, che ci possa essere pace in tutti gli esseri dell'universo, pace e gioia. Potete ascoltarlo con gli occhi chiusi, potete cantarlo. Mm-hmm.
Un po' diverse. Adesso ce n'è una in particolare, Sangacharvan, vuol dire quello che è lo scopo di questa serata, cioè muoviamoci insieme, stiamo insieme, camminiamo insieme, facciamo che le nostre menti diventino una mente sola. Thank you.
Sempre se vi piace applaudite, se non vi piace lanciate oggetti mobili. Provo. Non vorrei rovinare questa bellissima atmosfera,
Però mi piacerebbe così, un po' come siamo abituati, no? a dire anche, a parte il significato del mantra, ma ai nostri così spettatori, vedete come i ritmi possono cambiare, possiamo passare da qualcosa di più, possiamo dire anche scatenato, a qualcosa di dolce, di infinitamente dolce, come se fosse una ninna nanna. E questo ci può accompagnare nella nostra profondità. E gli Ananda Kirtan Band sono tutti componenti, poi ve li presenteremo uno a uno, sono tutti insegnanti di yoga, quindi hanno messo la loro ricerca e la loro anche conoscenza dell'arte dello yoga nel canto, e il mantra fa proprio parte della tradizione. E io trovo, non so se anche per voi è così, molto bella questa ricerca anche con la musica. Poi magari se qualcuno vuole dire qualche cosa, Manuel, sì, possiamo. Sì. Bene. Questo che andiamo a fare adesso è molto, molto dolce e poi diventa un po' movimentato. Per cui se volete battere le mani, ballare. Pensate, in questo pezzo ballano. Non c'è poco, il decreto. Puoi ballare, ti abbiamo visto. Thank you.
Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Grazie. Secondo me fa ballano, si va a applaudire. Un po' ballano. Qualcuno ha ballato, eh? Dietro. Balla, sono vittime del turnino. Sono sempre loro, magari poi avanzano. Adesso sono timidi. Sì, questo manco conosciuto, Gayatri Mantra. Oh, yeah.
sappiamo che a mangiare la tradizione, ma ci piace visitarlo in modo movimentato. Anche questo è un brano Guru Brahma, a 15.000 anni questo brano, si canta di solito prima di meditare, per cui prima di fare una bella meditazione si canta questo antico testo vedico che ha 15.000 anni. Guru Brahma. Thank you.
grazie. Vuoi dire qualcosa, Paola? Si sente che arriva? Come il temporale, però stasera no, perché Manuel, devi sapere che questo è il quarto anno che celebriamo a Sesto San Giovanni la giornata mondiale dello yoga e c'è sempre stato il sole, c'è sempre stato il caldo ed è da 3 anni che lo organizzo con la consulta dello sport, quindi mentre gli altri anni abbiamo dato così un po' l'aspetto più sportivo e con le asana, proprio ci siamo trovati in piazza in Don Mappelli. L'anno scorso invece l'abbiamo celebrato insieme ai bambini e quindi è stato così una celebrazione un pochino più giocosa e diurna nei campi sportivi insieme a intere classi di bimbi. E quest'anno invece tocchiamo con Yananda Kirtan Band quest'altro aspetto, se vogliamo, un po' più meditativo e contemplativo, e che comunque fa sempre parte dello yoga, come dicevamo all'inizio. E devi sapere, Manuel, che di fianco a me c'è il vicepresidente della consulta e cantava. Molto bene. Cantava. Sai che la cosa bella è che quando CD, questo CD qua dove sono dentro i pezzi, Patrizia l'ha messo nella dove lavora, no? Il suo capo è 74, non sa niente di yoga. Tutti noi abbiamo un lavoro, facciamo questo per campare, state tranquilli. Quindi, a parte. E quindi ha messo il pezzo Loca Samasta, no? Pace, chi sia pace, il suo capo. Oh, ma questa cosa qua mi mette una pace. Oh, fantastico, sostanza sorprendente. Che è quello che dicono i bambini, la prima cosa che dicono quando provano, allora iniziano a giocare, no? Poi è difficile tenerli, poi alla fine della lezione dicono: ah, mi ha messo pace, mi ha messo gioia. Se vuoi chiedere a qualcuno, mi piacerebbe, ma tu riesci ad alzarti, è già venuto un miracolo, no? Manuel, insomma, alla fine, dai, aspettiamo un po' alla fine. Però se qualcuno vuole dire qualcosa, si avvicini pure a me. Sono qua. No, beh, perché taccia per sempre? Canti con noi. Dai, cosa ci fate ascoltare adesso? Siamo arrivati quasi alla fine, quindi c'è... No. Vabbè, però magari un altro... il bis, come in tutti i concerti, il bis, i tris. Richiesta. Vero? Non può finire adesso. C'è un pezzo molto bello che... Ascolta, Manuel, qua siamo stati chiusi in casa 4 mesi, Sì, sì, ma voi date a fare, So, cambiate posto, parlate, non so, fate dai, cose. Vai. Om Namo Bhagavate. Beatrice è brava a fare gli spiegoni brevi. È un mantra che crea un portale con le energie divine degli spiriti eterni che ci sono intorno a noi, quindi si crea un collegamento con l'energia divina positiva, quindi sì, ci si può collegare ai maestri Siddha che sono nell'universo. Scusa se poco. Vasudevaya, Vasudevaya,
Vasudevaya,
Vasudevaya Grazie. L'ultimo pezzo è prima dedicato a Shiva, no? Energia maschile, invece finiamo con Shakti, energia femminile. Dimmi Paola. Shakti J, sto dicendo. Vero che canti quella adesso? Tu ci dici. E certo, ho Shakti preparato. J vuol dire vittorioso, quindi in questo pezzo, specialmente donne, sentono proprio di essere forti e vittoriose, sentono tutta l'energia femminile, Shakti. Aspetta un attimo, perché ho visto là in fondo il presidente della consulta dello SPOR ballare e cantare.
Devo dire che questa consulta dello sport si sta dando da fare, sta entrando sempre di più nello yoga. Vuoi dire che stiamo riuscendo a portare quello che è il concetto dello yoga nello sport? Perché dovete sapere che c'è un po' una diatriba, no? nel mondo dello yoga. Ci sono i puristi che pensano che lo yoga sia tout court, non può sporcarsi, tra virgolette, permettetemi questo termine, con lo sport. Ci sono gli sportivi che guardano lo yoga un po' come se fosse una cosa così secondaria. In realtà possono benissimo convivere, e anzi, lo yoga ha tutta una parte di sport che porta proprio benessere, proprio porta a vivere bene insieme. E in più ha anche una parte meditativa e aiuta anche a sviluppare la concentrazione. Voi ditemi, nello sport non è forse importante imparare ad essere concentrati, a dirigerci verso un obiettivo? Ecco, certo, è l'obiettivo magari di una gara. Per lo yoga ci sono obiettivi più forse elevati anche spiritualmente, però come li traduciamo nella vita di tutti i giorni, il raggiungimento degli obiettivi? E sono lo stare bene in quello che facciamo, l'essere soddisfatti. E io stasera sono molto contenta di essere con voi e di essere riusciti così in poco tempo a realizzare questa giornata, così, questa serata in piazza. Per noi, per Manuele Menzia, già da questa mattina abbiamo avuto un collegamento online un po' con tutta Italia e anche con l'estero, e abbiamo proprio iniziato la giornata praticando. La mattina è stata dedicata a, più che altro all'ascolto e anche alla divulgazione, non solo del mantra, ma anche di quelli che sono i concetti dello yoga, perché, e soprattutto, scusate, rivolti alla disabilità, perché da 3 anni a questa parte portiamo proprio qui a Sesto San Giovanni questo aspetto anche di come può lo yoga aiutare in situazioni di disabilità, e soprattutto per quanto riguarda anche le malattie degenerative. E da così un po' per scelta personale, il focus è sempre stato posto sul Parkinson, una malattia appunto, come vi dicevo, neurovegetativa. E oggi eravamo in collegamento con loro ed era molto bello sentire le testimonianze delle persone che praticano yoga nonostante tutti i loro problemi, e come possono sentire, no, il giovamento e l'aiuto. Intanto si è preparata Patrizia, che figura, e io ho questa un po' smemoranda età che mi perdo anche i nomi. Però aspetta, scusa un attimo, ma prima di iniziare, io lo so che tu, Manuel, volevi farlo alla fine, ma a me piacerebbe presentarli. Diciamo i nomi, che così magari me li ricordo, e poi lo so, mi sto dilungando perché io non voglio, cioè mi piacerebbe continuare sì, questa storia. La cittadinanza. Allora, sì, dai. Abbiamo Luca Ferrante, chitarra, pianoforte, voce. Patrizia Virgili invece all'armonium, alla voce. Samir, no, Cristian, che noi battezziamo Samir, in realtà si chiama Cristian alle percussioni. Manuel, già mi conoscete. Questa nuova pratica ed è il Kirtan. Kirtan vuol dire che noi cantiamo un mantra e si può fare per, sai tu, una mezz'oretta, noi facciamo 5 minuti. Una mezz'oretta e poi si medita, quindi facciamo 5 minuti. E è una pratica molto bella perché si canta un mantra. In questo caso il mantra è Bhavanam Kevalam, che vuol dire tutto è infinito amore, cioè tutto quello che c'è intorno a me, dentro di me, fuori di me, è tutto amore infinito. Quindi
si canta questo suono, Baba Nam, che varrà solamente l'amore infinito. Quindi questa è l'idea, ok? Baba Nam, che varrà. Sì, c'è un movimento, chi vuole lo può fare, se no si può ballare liberamente, basta che non danneggiate cose, persone, eccetera. E il movimento è questo, si batte l'alluce dietro il tallone. Ok, questo va a stimolare la produzione proprio della ghiandola pineale, manda in stati di benessere, come dici, oh, che storia! Ed è molto bello. Le mani si possono mettere o qui, dal centro, al petto, oppure in segno proprio di abbandono completo, non realzenare e dire, ma sì, ma lascia andare, no? Invece di star lì sempre a pensare, ripensare. Tutto chiaro? Tu guarda chi balla, eh? Bye.
Secondo che gli altri chiusi. Lo scopo della yoga è unire adesso tutte le nostre menti, i nostri cuori sono uniti, rimarranno uniti. Grazie a tutti. Alla prossima. Speriamo vi sia piaciuto. È una proposta un po' diversa. Ascolta, ma vai. Hanno ballato tutti. Sì, io direi. Bello, bello, veramente. Ma hai visto? Bellissimo. Bravi. La cosa più difficile è lasciarsi andare. Ma noi cerchiamo proprio che le persone si lasciano andare, che non pensino a niente. C'è anche un mantra, ma poi lo diciamo in privato, per lasciarsi andare, che diciamo solo nei corsi di Voice Yoga, che sono dei corsi che facciamo anche con i bambini nelle scuole, per far cantare bene, non tanto vocalmente, ma per star bene cantando. Le persone si lasciano andare, si lasciano andare, si lasciano andare e sentono qualcosa che si muove. Non sono più nella testa, sono da un'altra parte, sono un po' per aria, però tutto legale. Ah, ma certo. Per quanto mi sappiamo. Va bene, dai, diciamolo, lo yoga come altre discipline proprio va a lavorare a risvegliare tutte le belle endorfine. Eh sì, 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 leva il dolore, leva tutta una serie di pesantezze, no? Che uno magari parte già la mattina, invece nel momento promozionale la mattina sente questo, sente c'è sta bene, posso cedere perché... oh, 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 oh. Ma c'è anche su Spotify, quindi si può ascoltare tranquillamente. C'è qualche richiesta? Cosa volete riascoltare? Guardate questa, che mi passo questa, ancora in mezzo a voi. Questa volta con il microfono acceso. Siamo... C'è cioè Vasco, possiamo fare... Sembra un jukebox. Possiamo fare un po' di... Senti, ma non è che... Ascoltami, ma la nostra sigla non è che la sapete fare. Ramadasa. Assolutamente. Certo, lo so che lo sapete fare. Abbiamo la nostra versione che è stata fatta all'interno del ciclo di promozione. Ovvio. Mi sembra di capire che ci sono dei CD a disposizione, se volete aiutarci. E viene regalato anche l'adesivo. Anche il gadget. È un dettaglio, la mascherina. Ma stasera siamo grandi. Qui a Sesto San Giovanni, diciamo che la giornata mondiale dello yoga si sta svolgendo al massimo.
Mascherina non ci sono. Ramadasa è un canto di guarigione, è un canto che appartiene alla tradizione Kundalini. E anche oggi lo stavamo facendo quando abbiamo fatto questa mattina. Noi siamo partiti stamattina alle 10:15 su Zoom a fare questa cosa per l'IGP, l'Associazione Italiana Giovani Parkinsoniani. E abbiamo spiegato che è una cosa molto bella perché molto spesso c'è uno stress molto forte che ti fa aumentare la percezione del dolore. Quindi la mente ha un potere grandioso di quello di far diminuire la percezione del dolore. E è stato proposto anche il Ramadasa, no? È un canto Kundalini che è proprio di guarigione. Di solito nella Kundalini lo fanno con le mani così, ma voi potete fare come volete, potete anche solo ascoltare. Ra, ma, da, sa, sa, se, so, ha. Oh,
Se volete ascoltare la radio, il mercoledì alle 18.30 su Radio Sesto Network, Paola Campesi ed io conduciamo questa trasmissione a tutto yoga su YouTube. Se scrivete Sesto Network trovate le puntate scorse, dove trovate un sacco di musica di diverse tradizioni e è molto bello. Ringrazio tanto Radio Sesto Network, Paola Campesi, per avermi coinvolto in questa avventura. Sì, infatti è nata così un po' per caso durante questo Covid. I ragazzi di Sesto Network mi hanno proposto così, anzi veramente da un po' di anni che mi chiedono di fare qualcosa in radio con loro, e così io una mattina mi sono svegliata e ho detto vabbè, perché no, ho chiamato Manuel e ecco, siamo in radio. Io vi invito comunque ad ascoltare Radio Sesto Network, che è una radio web di Sesto San Giovanni, è un bellissimo progetto portato avanti da ragazzi giovani che hanno un sacco di progetti. Spero che presto possano ritrovarsi tutti insieme nella loro sede e in radio, proprio con Manuel avevamo invitato i nostri ascoltatori, così appena fosse stato possibile, a venire a conoscere tutti gli speaker e tutti i tecnici del suono cantando insieme a noi mantra. Questo ancora non è possibile in radio, però si è aperta questa possibilità, no Sergio, con l'amministrazione comunale che ringraziamo, e quindi siamo qua in una versione un pochino più ridotta rispetto a quella che si pensava all'inizio dell'anno, anzi ne parlavamo già dall'anno scorso, però è intima e quindi è molto bella, e questa villa si presta. È anche bello scoprire degli angoli di Sesto, anzi io faccio un appello all'amministrazione, così, anche se magari non sono presenti, non lo so se c'è ancora qualcuno qui dell'amministrazione, ma comunque Sergio lo dico a te, forse c'è ancora Alessandra, io va bene, faccio un appello, ma facciamo più spesso queste serate anche di yoga, che ne dite? Invitateci, eh? Invitate me, invitate la Nanda Kirtan Band, perché ormai il sodalizio... Noi giriamo tra canili, ci hanno invitato, no, per una raccolta fondi, che andiamo contenti, sentiamo come noi questi, bravi. Poi ha fatto l'ABMO, Associazione di Donazioni dell'Ossia, insomma dove c'è da fare un po' di servizio, come si dice nello yoga, nello yoga sono gli scopi e realizzare la propria natura, quella gioiosa che ho cercato di portarvi, e far cose per gli altri senza chiedere niente. Noi sì, giriamo, a volte anche da una psicologa, ti ricordi? La psicanalista. Siamo andati a fare un gruppo da una psicanalista e c'erano tutti i suoi pazienti, quindi è stato interessante. Però è stato interessante. E quindi siamo in giro, ok? Noi volevamo finire con un pezzo che è l'ultimo, promesso. Vi facciamo risentire perché è l'ultimo che è uscito ed è speciale, no? Perché l'ha, diciamo, messo insieme un nostro caro amico Lino, che è scomparso a febbraio, che è la persona che mi segue tutti gli audio che si trovano sul mio canale di ipnosi, meditazione, eccetera. In particolare ci ha seguito questo brano, Sangha Chavan. E lui è andato via a febbraio e nella chiesa il prete ci ha fatto dire Namaskar, che vuol dire ti saluto, un saluto nello yoga, quindi ci ha permesso, nonostante la religione e tutto, era una chiesa piena di persone, è stata una persona che veramente ha fatto tanto del bene e è andato via così, finendo il suo compito, andiamo a pensare, ha finito, e quindi ha detto bene, adesso proseguite voi, no?
Quindi noi siamo ben felici di proporvi questo pezzo, Sangha Chattvam. Ovviamente insieme, stiamo tutti insieme. Come dice sempre il nostro maestro, non sei mai solo, senza aiuto, la forza che guida le stelle guida anche te. Bellissimo, ma scusa, prima di iniziare, mi piacerebbe, io non ero a conoscenza di questo mantra, però visto che stiamo uscendo da un periodo piuttosto greve, no? E magari qualcuno di noi ha perso anche qualcuno di caro in questo periodo, quindi vorrei dedicarla così a tutte le persone scomparse che sono così, stanno compiendo un altro viaggio, ma anche alle persone che sono rimaste qua, che non hanno potuto, diciamo, avere questo momento di cordoglio dai propri cari. Scusate se mi sono permessa, ma credo che sia il momento giusto. Sangha Thank you.
Grazie a tutti, Namaskar. Grazie. Grazie a tutti. Alla prossima. Grazie. Fermi. Che arrivo. Perché voi dovete sapere che il mio valletto di questa sera è il vicepresidente della consulta dello sport, che ringrazio. Vi ho fermati così sul palco perché vi volevo ringraziare personalmente. Quindi un grande applauso ancora a Ananda Kirtanbhai. Grazie. Permettetemi anche di ringraziare il team del 100 perché senza il loro supporto io questa sera non sarei stata qua, quindi grazie, grazie ragazze e niente, se volete ci sono i CD degli Ananda Kirtanbhai, come vi ha detto prima Mara, che sono venuti gratuitamente qui con noi, siamo tutti gratuitamente come volontari, sono una grande forza proprio per dare questa grande occasione qui a Sesto San Giovanni di ricominciare in armonia e ricominciare con un cuore un pochino più leggero. Se avete fatto dei video, potete taggarci su Instagram, cercate Ananda Kirtanbhai, vi mettiamo le cose su YouTube. Oh, anche Paolo, anche Paolo, eccetera. Però vi trovate tutti i pezzi, altri concerti, se vi piace, potete almeno mettere lì, quello che cucinate, cantate. Poi se volete seguirci appunto ci potete seguire in radio e presto avremo ospiti tutta la band, vero? E anche altri, certo. Il nostro primo ospite è stato il presidente della consulta dello sport, ma potete anche venire voi, cioè venire, adesso non siamo in radio, ci colleghiamo online, però se avete un computer, una videocamera, voi ci scrivete e noi ci colleghiamo. Dimmi, Sofì. Io sono molto più affettiva invece perché conosco Paola da quando avevo 7 anni, ho frequentato i suoi corsi, è una persona stupenda, Paola è veramente grande, seguitela, praticate lo yoga, io forse sono un po' troppo sclerata per praticarlo, ma la seguo ugualmente, è una persona eccezionale, ha un cuore grande. Brava. È veramente una bella persona. Grazie del vostro affetto. E comunque vi dicevo, potete seguirci non solo in radio su sestonetwork.cloud, ma potete cercarci sui social, quindi potete cercare Ananda Kirtanbhai, potete cercare Manuel Mauri, potete cercare me e mettiamoci in contatto, restiamo in contatto, restiamo uniti. Se avete anche delle richieste, noi vi spiegheremo poi tutto anche online. Siamo comunque disponibili a portarvi in questo mondo fantastico dello yoga. L'appuntamento, Sergio, che dici? Raggiungimi un attimo. Vieni, presto. Perché si è dato molto da fare, anche Sergio, e voglio ringraziare personalmente, perché in questo momento così fermo, perché io sono ancora in lockdown, come potete notare, e senza il supporto di Sergio e del team dei 100, veramente quest'anno, e anche dall'amministrazione chiaramente, che ci ha messo a disposizione lo spazio. Ma senti, invitiamo per l'anno prossimo. Che dici? Ma questo senz'altro. Paola non è entrata nei dettagli, ma la speranza in questi giorni per noi era di riempire Piazza Oldrini con un palco, il console indiano, 250 tappetini, di cui avevamo già trovato uno sponsor a disposizione di tutti, quindi sarebbe stata veramente anche dal punto di vista coreografico una cosa veramente importante. Concordo con te che qui dentro ha preso il cuore, cioè una cosa fatta in intimo, non siamo così intimi perché avevamo un limite di 60 persone invitate per questioni di dimensioni,
e diciamo che ci siamo un po' allargati, perché noi dello staff avremmo dovuto essere compresi, che invece siamo oltre 60 persone. Quindi ti ringrazio, siete voi, perché siete anche fra le prime persone a Sesto che hanno deciso di uscire di casa, creare comunione e unirsi scegliendo questa serata. Grazie di aver partecipato a questo evento. Grazie a voi. Grazie Sergio. Ringraziamo anche David Scroi, che come l'ho chiamato non mi ha detto di no, quindi grazie, sono curiosissima di vedere le tue bellissime foto. E poi alla regia, Francesco, fatti vedere, perché diciamo finché il tecnico del suono sarebbe stata un po' più dura, ancora più intima sarebbe stata, perché cioè, i mantra si cantano, nascono cantati all'interno delle sale, no? Delle sale di yoga, diciamo. Adesso si chiamano sale di yoga, però in India mica si chiamavano così una volta. E però la bellezza del mantra, dei kirtan, è proprio questa, che hanno varcato la soglia propriamente dedicata alla pratica dello yoga per uscire nelle piazze, quindi entrare sempre di più a contatto con la gente. E quindi ecco perché noi l'abbiamo chiamato concerto, perché si va nei concerti, giusto? Certo. Sai che nel concerto spirituale non puoi applaudire. Io sono andato in questi concerti e siccome siamo un po' naif, no? Ha iniziato a applaudire, ci hanno guardato malissimo. Però invece a noi piace, se no diventa una noia, anche pesante, quando fai quelle robe lì che sono tutti precisi, che tutti lì così, dici, che palle, che è un termine sanscrito. Certo, capite perché ho chiesto a Manuel di seguirmi in radio? Termine e perché ci troviamo, perché chi ne conosce... No, spero che avete gradito, perché alla fine è una cosa molto semplice, è una cosa alla portata di tutti, ecco. Sentiamo una piccolina cosa. No, una piccolina cosa. Com'è che sto parlando? Sto miagolando. Cosa? Una piccolina cosa. Vediamo con l'ordine. La portiamo via. No, lasciami qua insieme a loro, che voglio stare insieme a loro un po' più indietro. Perché non mi viene tanti gente. Sì, qua vicino... ai miei amici. Facciamo una minima. Siamo tutti amici. E vediamo che nessuno va a casa. Sì. Liberiamo questa energia. Che dite? Siete d'accordo? Però, in piedi, tutti quanti. A favore per le donne. Ma la Shakti comunque abita in tutti, noi, dai, yes. Non diamo distorsioni. Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Jay,
Gioia di questo canto vi accompagni. Grazie. Grazie. Arrivederci a tutti. È arrivato il mio balletto. Adesso posso parlare in libertà. Ah, oh, che bello! Ma avete visto che bello il mio balletto?